giorni in cui si parla molto della questione migranti, ieri lo stop a una nave, questa mattina poche ore fa un altro blocco per una nave di migranti da parte del Ministro dell'Interno, il Sindaco di Napoli, De Magistris, ha detto siamo pronti ad aprire il nostro porto, Salerno che è una città di sbarco, che cosa ne pensa? Intanto io farei una frase diciamo iniziale che credo poi orienti tutte le altre considerazioni da farsi, parafrasando: primum vivere, deinde filosofare, innanzitutto la vita delle persone, poi gli aggiustamenti politici, diplomatici e quant'altro. C'è un'emergenza in mare, ci sono 600 persone, 630 persone con bambini, donne, alcuni in condizioni di salute precarie, che vanno considerate la stella polare di qualsiasi ragionamento, poi si vedrà. Prima considerazione. Seconda considerazione, il ministro Minniti si è espresso ad urne aperte, credo che sia un atteggiamento sbagliato in tutta onestà, che milita contro una composizione ragionevole degli aspetti che pure esistono. Minniti ha lavorato più che bene. Quindi questa è un'altra considerazione che va fatta. Urne aperte, non si deve fare quello che ha fatto Salvini, né quello che ha fatto Di Maio, dichiarando che i sindaci eletti nelle liste di 5 Stelle saranno amici del governo. Il governo dovrebbe essere per definizione amico di tutti, non si accettano raccomandazioni. Detto questo, c'è da fare una serie di considerazioni sui movimenti che ha fatto Salvini. Salvini ha messo in crisi alcuni rapporti con la Tunisia, che invece è un paese amico, che consentiva una tenuta del problema delle migrazioni, e con una gaffe ha messo in crisi tutto questo. Spero che si recuperi in termini diplomatici, ma non basta. A livello europeo, il ministro Salvini, nelle sue scelte chiare, sta spostando l'asse verso Visegrad, i paesi di Visegrad. Paradossalmente, noi siamo con l'est europeo, anche visti i rapporti con Putin, e consideriamo una frontiera l'Occidente. Naturalmente io sto dicendo delle cose senza entrare nel merito e senza approfondire le questioni, che sono particolarmente complesse e problematiche. Questa è un'altra considerazione. Noi abbiamo un'unica arma, non è quella del viso della guerra, né quella dei blocchi navali o peggio ancora. L'unica arma che abbiamo nelle nostre mani è la diplomazia e le politiche europee. Noi dobbiamo fare in modo che l'Europa converga su una posizione ragionevole, come mi pare abbia fatto Merkel, sostenendo che il problema delle frontiere è un problema dell'Europa, non è un problema né dell'Italia, né della Spagna, né di che ne so. Quindi lavorare molto su questo, tentando di non distruggere i rapporti e di non creare problemi ulteriori, come fece un ministro, qui si scrive la legge Porcellum, che indossando una maglietta con un'immagine offensiva per l'Islam procurò in Tunisia, mi pare, 60 morti all'assalto all'ambasciata italiana. Sono fatti assolutamente delicati, non ci si può andare con la zappa e con le ruspe, bisogna avere un grande passo politico, un'intelligenza dei fini e fare in modo che le cose poi convergano a buon fine, non si risolvono in 15 giorni. Ultima considerazione per chiudere. Naturalmente noi siamo disponibili a tutto, noi abbiamo accolto con grandi amicizie e grande disponibilità centinaia di persone nel nostro porto, non ci tireremo indietro, naturalmente. Però anche da questo punto di vista sono delle competenze che esorbitano da De Magistris, da Napoli o da altri, sono competenze del Ministero dei Trasporti e del Ministero degli Interni. Chi decide sulla disponibilità dei porti è il Ministero delle Infrastrutture. E mi pare che anche da questo punto di vista hanno litigato Toninelli e Salvini, perché neanche su questo hanno trovato una quadra. Siamo in una situazione di totale confusione, spero che di questa confusione non paghino le pene i 600 disperati che galleggiano nel Mediterraneo.